L'altra scala che dobbiamo fare adesso vado su la freccia in basso, Stair by Sketch. Quindi questo per creare una scala che può essere anche non regolare. Ok. Allora, dentro Draw, dentro il disegno di questa scala, devo usare questi. Diciamo che è utile usare questi due, il boundary e rise, quindi l'alzata e il profilo. Se vado su boundary, qui posso disegnare il profilo di questa scala. Quindi adesso se faccio questa linea, esco, faccio un'altra linea accanto, da qui a qui. Ok, adesso voglio una scala così, però questa scala può essere una scala diversa, nel senso che se c'ho questo, per esempio, ho una linea così. Ok, adesso posso fare trim. Ok, questa scala parte con questa larghezza, poi diventa più piccola, diventa stretta, dritta, poi si allarga qua, per esempio. Facciamo che questo è l'esempio. Poi qui adesso disegno le alzate. Una, posso creare un'altra alzata qui a, che ne so, 60, sì. Poi un'altra a 60, un'altra a 60. Ok. Ops, questa dovrebbe finire qua. Li posso copiare. Guardate, faccio copia, multiple, così copio più di una volta. 60, ops. 60, 60. Ok. Non me lo prende, quindi lo scrivo io. Ok. Guardate qui sotto mi dice che ho creato 12 alzate, mi mancano 9 per arrivare all'altezza giusta. Ovviamente io ho fatto i 60, però troppo grandi, però non è un problema per ora. Adesso estendo questi fino qua, fino qua. Ops. Estendo fino qua questo qui. Ok, questo magari così. Ok, quindi le alzate e questi sono il profilo laterale. Quindi faccio ok. Ovviamente tutto quanto sta dentro una famiglia, quindi sto creando una scala in una certa famiglia. Quindi adesso se uso sempre quello di acciaio faccio ok. Qui mi dice sempre che non bastano, però non mi importa. Vedete, ho fatto questa scala un po' strana. Mi ha fatto sul piano, primo piano. Ok, quindi adesso questa scala può essere sempre modificata. Quindi qui, come vedete, c'ho i supporti sotto che posso levare, aggiungere, sempre andando sulla Edit Type. Ok, andare su Edit Type modificando questa scala, per esempio. Questo è gettata in opera. Ok, adesso è diventata di questo tipo. Ok, allora se voglio modificarla posso sempre andare su Edit Sketch quando la seleziono e posso modificare questi. Forse è meglio andare in piano terra. Vedete, se sposto questa linea, lui
sa che questi devono arrivare, devono seguire questa linea verde che è il profilo, quindi li allunga. Ok, questo va tolto per esempio, e qui va chiuso. Mi serve così per ora. Faccio ok, e adesso torna in questa forma qua. Ok. Allora, adesso se voglio fare una ringhiera, la ringhiera può essere fatta. Esco, scusate. Ok, sketch path o place on host. Allora, immaginiamo se io qui non ho creato automaticamente questa ringhiera. Ok. Se voglio direttamente, voglio mettere direttamente una ringhiera su questa scala, faccio direttamente place on host. Quindi deve posizionare questa ringhiera direttamente sul host, sull'oggetto che ospita questa ringhiera. Quindi posso dire che mettila sulle pedate, appoggiala sulle pedate o su stringers, che sono i supporti fuori. Guardate, se faccio così e seleziono, lui in automatico mi lo appoggia là. Poi posso, dopo o prima, scegliere il tipo di ringhiera. Ok? Questo c'ha alcune dimensioni che non torna. Ok? Quindi posso selezionare il tipo di ringhiera. E poi l'altro metodo, crearlo. Ops. Chiudo. L'altro metodo, crearlo da sketch, come ho fatto la scala, per esempio. Allora, vado da sketch, vado sul piano terra, cerco questa scala. Se faccio, per esempio, così, una linea. Allora, faccio una scala dritta che è più facile lavorare su una scala dritta, quindi faccio così. Ok. Allora faccio edit stairs e qui lo posso allargare. Allora, una scala così larga di solito c'ha al centro magari un corrimano. Questo lo posso fare. Adesso faccio ok, lo posso fare dentro architecture railing sketch path, quindi devo adesso dare la generatrice di questa ringhiera. Quindi faccio così, guardate, posso cominciare da prima fino qua. Guardate, lo finisco qua apposta a questa linea, la finisco qua e continuo con un'altra linea, non faccio una dritta direttamente. Quindi questa la finisco alla fine della scala e poi questo va dritto. Ok. Vedete, fino adesso io ho disegnato solo una linea per terra, niente di più. Questa che dovrebbe essere la generatrice. Però per dire che questa deve seguire l'inclinazione della scala, devo dire che c'è la scala come un host di questa generatrice. Quindi faccio pick new host e clicco sulla scala. Adesso lui sa che deve seguire l'inclinazione della scala e faccio ok. Se vado in 3D, vedete come c'è questa ringhiera che segue questa scala. Se non do il pick host, new host, questo lo fa dritto per terra. Vediamo com'è. Quindi se vado su piano terra, faccio un'altra ringhiera. Ok. Questo da qui a qui, da qui a qui, da qui a qui. Faccio ok. Adesso se vado in 3D, vedete, questo non ce l'ha il host.
Sempre lo posso selezionare, faccio big host e lui mi lo modifica. Okay? Quindi può essere fatto anche successivamente. Ok, questo diciamo, il percorso della scala può essere sempre modificato. Quindi se seleziono questo, faccio edit path, posso aggiungere un'altra linea come percorso. Ok, quindi faccio così, faccio Fillet, ok, faccio ok e lui va avanti, ok, quindi continua in questo modo.